Scarso interesse. Niente l'analisi del rapporto tra l'artista e la sua passione, un rapporto sempre considerato indispensabile, sembra abbia dato grandi risultati, forse perché attraverso le disquisizioni sulla natura dell'occasione ha finito per perdersi per strada. E è ovvio che per l'artista passionato dalla sua vocazione espressiva ogni qualunque cosa è destinata a diventare occasione, compresa la ricerca dell'occasione. E gli esperimenti altamente soggettivi del campista spirituale. Nessuna pittura è più fiera di quella di Mondrian. Ma se l'occasione è un termine instabile del rapporto, altrettanto instabile, grazie alla sua coliviera di forme e atteggiamenti, è l'artista che rappresenta l'altro termine. Del processo creativo, per quanto rimangono stabilite ben due cose: l'alimento che va dalla frutta sui piatti alla bassa matematica e all'autocommiserazione e il modo di alberare. A noi interessa soltanto l'angoscia del rapporto stesso, acuta e sempre più profonda, sempre più oscurata da un senso di scarsa validità, di inadeguatezza, di esistenza che si svolge a spese di tutto quello che esclude, di tutto quello a cui rende ciechi. La storia della pittura, come tendiamo a dire, è la storia dei tentativi di sfuggire a questo senso di fallimento attraverso rapporti più autentici, più ampi, meno esclusivi fra colui che rappresenta e quello che viene rappresentato, in una specie di tropismo verso la luce, sulla cui natura le opinioni più sensate continuano a differire, e con una specie di terrore pitagorico, come se l'irrazionalità del qui fosse un'offesa contro la divinità e certamente contro la creatura. La mia idea, questa vita è che Brandamberde è il primo a desistere da questo automatismo esteticizzato, il primo a sottomettersi interamente alla incoercibile assenza di rapporto, nell'assenza di termini, o se preferite, nella presenza di termini non disponibili, il primo ad ammettere che essere artista è fallire, come nessun altro ha il coraggio di fallire, che il fallimento è il mondo dell'artista e sfuggirlo equivale alla diserzione, ad arti e mestieri, a buona amministrazione casalinga, a vivere. Finché ridere faccia. Il nano novagenario in un suo sussurro estremo sia la bara perlomeno grande quanto l'ordinario. Quando si sente dire d'averne ancora per pochi momenti, a sorridere infine la vita rese con tutti i suoi denti. Niente nessuno sarà stato per niente tanto stato, niente
nessuno. Immagina se questo, un giorno questo, un bel giorno, immagina se un giorno, un bel giorno questo cessasse. Immagina. So bene che per portare persino questa roba orrenda in conclusione accettabile c'è più bisogno di fare di questa sottomissione, di questa missione, di questa fedeltà al fallimento, una nuova occasione, un termine di rapporto nuovo. Ed è l'atto che, incapace di agire, costretto ad agire, egli compie un atto espressivo, anche se espressivo soltanto di se stesso, della sua impossibilità, del suo obbligo. Ciò che il fatto che non posso farlo mette me e forse qualche innocente in quella che credo sia ancora chiamata una situazione poco invidiabile, che se c'è infatti questo piano colorato che prima non c'era, e che cosa sia non lo so, perché una cosa simile non l'ho vista mai. In ogni modo, credo che con l'arte non abbia niente a che fare, se ricordo bene che cos'è l'arte. Ehi,